mondiali, eccetera, e tutto andò in rosso, tutto era andava, tutto scendeva, era veramente panico, era con me, non lo so, io non l'ho mai vissuto nel crash del 29, ma sembrava una cosa molto molto simile, tutto era in rosso, tutto scendeva 4-5%, tutto, perché ovviamente non si capiva quello che era successo. Poi arrivavano le immagini, ovviamente piano piano in televisione cominciarono a far vedere le immagini. E si vedeva quello che era successo, e di conseguenza c'era nel mercato borsistico c'era un panico assoluto. Dopo quell'evento il mercato americano rimase chiuso per una settimana, e dopo riaprirono. Il giorno che riaprirono, tutte le banche centrali decisero di tagliare i tassi di interesse in modo da sostenere i mercati. E nonostante ci furono dei tagli dei tassi di interesse notevoli da parte delle banche centrali di tutto il mondo, quindi coordinate appunto per sostenere la caduta, i mercati cadevano. Mi ricordo bene di aver visto indici grandi sia in Europa che in America che perdevano il 10%, cioè cose mai viste, tutti i titoli, e dopo piano piano, qualche mese dopo, tutto si ritornò alla normalità, si ristabilì, e anche il mercato delle IPO riprese piano piano. Questi furono alcuni degli eventi che io e i colleghi di quell'epoca vivemmo in prima persona nel business delle IPOs, delle Initial Public Offerings. Poi ci furono anche numerosi altri eventi. Dopo l'11 settembre ovviamente ci fu la prima guerra del Golfo, che iniziò durante quel periodo. Ovviamente i mercati non erano in rosso assolutamente, anzi correvano molto, tutti i titoli, tutti i comparti erano in più, e ovviamente anche il business dell'IPO correva, continuavano ad esserci numerosi IPOs, secondary offerings, eccetera. Quello che posso dire, per esempio, io ragazzo delle IPO guy in questo team, ho avuto anche l'opportunità di partecipare ai cosiddetti roadshows, perché come sapete molte aziende prima di andare in borsa, quindi prima di fare la loro offerta pubblica iniziale, girano in diverse città del mondo per far conoscere la propria azienda, fare pubblicità alla propria IPO. Tramite, ovviamente tutte queste IPO vengono gestite tramite le banche di investimento, i vari consorzi bancari. Dovete sapere che queste IPOs vengono sponsorizzate da grandi banche di investimento, quindi una banca di investimento può essere l'unico sponsor, ma c'è un consorzio di altre banche che aiuteranno poi nell'IPO, anche se magari il sole book runner o lead manager può essere una sola. Ci possono essere anche addirittura due banche di investimento che collaborano, quindi sarà un joint book running, cosiddetto joint book running, e in quel caso saranno le due banche che saranno lo sponsor di quell'IPO. Essendo sponsor organizzeranno tutto quello che è il roadshow, le sottoscrizioni, cureranno quindi la relazione con l'azienda, con gli investitori istituzionali, tutto quello che sarà il legal and compliance, la produzione anche del prospetto informativo, tutte le informazioni, dovranno collezionare tutte le informazioni finanziarie di quell'azienda, che poi ovviamente tutte queste informazioni andranno nel prospetto informativo che poi sarà distribuito agli investitori, eccetera. Ma vedremo magari se questo argomento vi interessa, e me lo fate sapere sull'email del team Digit Fox World che è posto qui sotto questo video. Molto bene, quindi il nostro video sta giungendo al termine. Spero che questo argomento sulle IPOs vi sia piaciuto. Se vi interessa, mandatemi pure un'email con le vostre domande inerenti a IPOs, eccetera, a quel tipo di esperienza lavorativa, qui sotto sulla email del team Digit Fox World postato. Se vi interessa, iscrivetevi pure al canale, ci farebbe molto piacere.
avere altri iscritti, in modo che il nostro canale può continuare a crescere, dato che non abbiamo sempre molto tempo a disposizione. YouTube, purtroppo, per i canali poco conosciuti e piccoli, mette solo a disposizione i 15 minuti, che sono molto pochi secondo me e secondo molti youtubers che hanno canali piccoli e che stanno crescendo. Bene ragazzi, un grande saluto a tutti e vi aspetto alla prossima per un avvincente video qui su Digit Fox World. Ciao!